3, 2, 1, via. Grazie Leonardo, grazie mille. Grazie a tutti per esservi collegati. Ho ritenuto opportuno con Marco Pirei, che è il responsabile regionale, e Guido Pesaro, che è il nostro responsabile nazionale, che non finirò mai di ringraziare per quello che ogni giorno fa, per tutti gli aiuti possibili e immaginabili che danno i funzionari e per tutte le informazioni che ci permette di veicolare sul territorio. Non ti ringrazierò mai abbastanza. E ciò premesso, io direi di sviluppare questo webinar con l'introduzione su tutto quello che bolle in pentola con Guido Pesaro, sia a livello nazionale sia a livello di novità che già come gruppo dei funzionari abbiamo sviscerato stamattina in un altro video con Guido, che ormai non ne potrà più. E, dopodiché darei la parola a Marco e poi scendiamo più nel tecnico con Simone. Quindi Guido, a te la parola. Luciana, fai un segno se mi senti? Ok, perfetto, allora possiamo direttamente iniziare. Intanto grazie a tutti della vostra presenza. Come ha detto Luciana in apertura, stamane abbiamo già fatto una video per tutti i funzionari dell'Unione Installazioni Impianti, nel quale ci siamo scambiati un po' di idee e soprattutto abbiamo cercato di dare una serie di indicazioni di carattere tecnico. Mi scuso sin d'ora se verso le 6 vi dovrò lasciare, ma ho un'altra riunione, non in video, un'altra riunione con dei colleghi con i quali però non posso mancare. Allora, intanto c'è da dire una cosa, la metto in positivo: le nostre imprese non hanno chiuso, nel senso che sin dal DPCM dell'11 marzo le imprese impiantiste hanno potuto tranquillamente operare, perché avevamo aperta tutta l'attività. Ci siamo in qualche modo assunti una posizione un po' più prudenziale come Unione Installazioni Impianti, perché stante la situazione, stante il fatto che in molte realtà il cliente non ti faceva entrare, era spaventato da poter essere contagiato, quindi anche se era una manutenzione, ad esempio, di una caldaia già programmata da tempo, impaurito non ti faceva entrare. In più, le forze dell'ordine addette ai controlli, diciamo così, ognuno andava per conto suo, nel senso che alcuni ti dicevano tu non puoi andare da nessuna parte, ma anche se facevi vedere il codice Ateco 43.2 potevo andare a fare quel tipo di lavoro, non ti ci mandavano. Addirittura abbiamo avuto il caso limite di una nostra impresa che ligia al dovere aveva installato dei divisori di plexiglass all'interno del furgoncino per mantenere il distanziamento tra i suoi lavoratori. Al primo controllo si è beccato una multa perché il veicolo non era conforme al codice della strada. Quindi capite bene che è successo tutto il contrario di tutto in una prima fase. Ecco perché noi abbiamo detto è bene che ci si limiti agli interventi aventi carattere di urgenza e di necessità. Col DPCM invece del 10 aprile diciamo che c'è stato un allentamento delle maglie, altre attività sono state aperte e a quel punto noi abbiamo voluto dire a tutte le imprese che potevano tranquillamente operare a pieno titolo in tutte le branche d'attività che caratterizzavano Scusa la loro lavorazione. Guido, scusa, mi dicono che si sente male l'audio. Se ti puoi avvicinare 5 centimetri allo schermo al computer, proviamo. Non ho capito, scusami. Si sente un po' male come audio. Ecco, adesso che stai più vicino, un po' meglio è. Proviamo un po' più da vicino. Si sente meglio così? Ecco, Benissimo, benissimo, no. Più grazie. che altro perché ormai qui c'è tutto automatico e per aree a una certa ora aprono e chiudono le finestre e fanno un casino della Madonna. Così va benissimo. Comunque, riassumo brevemente un pochettino la situazione che oggi ci ritroviamo ad affrontare. Allora, piena attività delle nostre imprese. Tra l'altro siamo anche riusciti a ottenere un qualcosa in più perché un paio di settimane fa abbiamo chiesto che
si potessero fare lavori di manutenzione anche in quei luoghi che oggi ospitano attività che oggi sono chiuse, quindi parliamo di bar, ristoranti, alberghi, tutta l'ospitalità in genere. E nell'ultimo DPCM si consente di poter operare in questi luoghi, anche per ovviare una serie di problemi. Uno ce lo poneva oggi il nostro imprenditore, diceva: io devo andare a fare la manutenzione di impianto antincendio, devo sostituire anche gli estintori in un ristorante, ma il ristorante è chiuso e il titolare non mi fa entrare. Che succede se in quel ristorante chiuso nel frattempo un cortocircuito crea un incendio e l'impianto antincendio che io non ho potuto mantenere non entra in funzione? Chi paga? Questo è un problema, come dire, che si pone anche per quel che è accaduto quando non ti fanno entrare in casa. Io devo fare la manutenzione programmata di una caldaia, il cliente non mi ha fatto entrare perché è impaurito, spaventato. Se fra sei mesi succede qualche cosa, in quella caldaia chi è che paga? Perché l'assicurazione si chiama subito fuori. Diventa un problema di contenzioso fra il cliente e la nostra impresa. Per cui abbiamo chiesto di poter lavorare anche nei luoghi attualmente ospitanti strutture chiuse, è stato concesso. Quindi anche da questo punto di vista qualche cosa siamo riusciti in qualche modo ad ottenere. Oggi noi abbiamo in piedi sostanzialmente due ordini di problemi. Uno è quello sulla sanificazione, di cui parlerò dopo. L'altro è il codice di autoregolamentazione. Lo dico perché? Perché le parti sociali hanno sottoscritto il 24 di aprile un nuovo protocollo condiviso sulle misure di sicurezza. Dopo che l'hanno condiviso le parti sociali, quindi la CNA, eccetera, i colleghi dell'edilizia hanno fatto un protocollo loro, però lo hanno esteso a tutti i cantieri e a tutte le persone che entrano in cantiere. Adesso sapete meglio di me che in cantiere non ci entrano solamente gli edili, ci entrano anche gli impiantisti. Noi non andremo mai a sottoscrivere un protocollo con sindacati che non ci rappresentano, perché noi trattiamo con i sindacati della meccanica, che sono quelli con cui trattiamo il contratto di lavoro dei vostri dipendenti. Gli edili hanno un altro contratto, quindi io non vado a trattare col sindacato degli edili. Per cui questo inizierà a diventare un problema. Poc'anzi, anzi, finita la riunione, dovrò sentirmi con il collega Antonio Pozzoli, che è il direttore delle relazioni sindacali di Assistar, che è l'associazione di Confindustria che associa le loro imprese impiantistiche, per capire un attimo come fare. Comunque noi avremo un nostro codice di autoregolamentazione che verrà messo sul sito della CNA, che verrà distribuito a tutte le strutture territoriali per essere uno strumento di consulenza nei confronti delle imprese. All'interno del codice abbiamo fatto una sorta di decalogo di comportamento che si deve tenere in azienda. Sostanzialmente sono misure di buon senso, più che altro, non c'è niente di particolarmente complicato, però può essere un decalogo che noi facciamo sottoscrivere anche al cliente, firmiamo noi, facciamo firmare al cliente, in modo che all'interno di un luogo privato, come può essere la casa di un cliente all'interno della quale noi andiamo a fare un impianto, si configura né più né meno come cantiere, vi sono delle modalità di comportamento standardizzate e tese a garantire la sicurezza dei nostri dipendenti e anche di quella del cliente. Sanificazione, che questo è un po' un problema abbastanza delicato. Delicato perché? Perché il nostro legislatore, sia a livello nazionale che a livello territoriale, purtroppo, ha scritto tutto il contrario di tutto, nel senso che di sanificazione io almeno ho letto almeno 4-5 definizioni diverse, addirittura delle ordinanze regionali della regione Abruzzo e della regione Toscana parlano di sanificazione degli impianti. Allora qualcuno me lo deve spiegare che cosa vuol dire. In pratica hanno chiamato sanificazione quello che voi fate tutti quanti i giorni quando andate a pulire gli impianti, a igienizzarli, eccetera. Allora, chiamiamo l'igienizzazione, non chiamiamo la sanificazione, perché la sanificazione, come ho detto prima, è un'attività che ha una sua precisa definizione in termini di legge e che la può essere svolta esclusivamente da imprese abilitate che hanno un loro responsabile tecnico, né più né meno di come voi fate gli installatori. Hanno un responsabile tecnico che ha determinati requisiti che deve avere.
Questo perché? Perché avendo scritto tutto il contrario di tutto, il legislatore ha sostanzialmente detto che va sanificato tutti i luoghi di lavoro sempre. Cioè, ho visto delle ordinanze da rabbrividire. Questo perché vuol dire che in Italia non c'è un numero abilitato di imprese di sanificazione che possa far fronte a questo mercato. Questo ha messo il cuccio e la pulce nelle orecchie a parecchia gente, svariati dei quali si sono gettati nel campo della sanificazione, non sapendo neanche di che cosa vanno a parlare. Anche nostre imprese hanno in qualche modo tentato di cavalcare questa onda, nel senso che hanno iniziato a chiamare sanificazione quello che è pulizia dell'impianto, igienizzazione dell'impianto. Noi abbiamo sconsigliato le nostre imprese dal fare cose che non competono loro, così come si sconsiglia altre imprese che non sono impiantiste dal fare l'impiantista, perché per fare l'impiantista deve avere una specifica abilitazione. Gli abbiamo sconsigliati intanto perché sarebbe esercizio abusivo della professione, questo è poco ma sicuro, ma parlando di sanificazione di ambienti e quindi di abbattimento totale quasi della carica batterica, il rischio è che oltre ai risvolti di carattere civile e penale vi possano essere anche altri tipi di risvolti, perché se un qualcuno si sente male in un impianto che è stato sanificato male e oppure va in ospedale o peggio per qualsiasi patologia muore, il giudice la prima cosa che fa chiama l'impresa che ha fatto sanificazione e dice: ma come ti chiami tu? Che fa? Mi fa vedere l'abilitazione. Un po' qui che accade quando una caldaia perde gas e provoca un incidente, la prima cosa che fa il giudice che è titolare di quell'inchiesta chiama chi ha fatto la dichiarazione di conformità, perché vuole capire quell'intervento su quell'impianto, su quella caldaia, come è stato fatto, se quella caldaia era in sicurezza, eccetera. Stessa cosa riguarda la sanificazione. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non fare cose che non ci competono e a chiamare col giusto nome le cose che facciamo, anche perché intanto le aziende che fanno sanificazione hanno un codice Ateco diverso da quelle dell'impiantistica. In più pagano un premio INAIL molto più alto di quello delle imprese impiantistiche. Un esempio che posso fare è che una impresa di sanificazione con 5 dipendenti ha un premio INAIL annuo più alto rispetto a quello di un'impresa impiantistica di circa 1250 euro. Quindi parliamo di circa 240-250 euro all'anno in più per dipendente. L'altro aspetto per cui molti sono buttati a fare la sanificazione è perché il cliente glielo richiedeva. E perché glielo richiedeva? Perché? Perché c'è addirittura d'arrivo un credito d'imposta anche piuttosto interessante per le operazioni di sanificazione. Allora, questo va detto in maniera molto chiara perché è un parere che abbiamo avuto non più tardi di stamattina dall'ufficio fiscale della CNA di Modena. Ovvero loro ci hanno detto che in una fattura la sola dicitura spese di sanificazione non garantisce di ottenere il credito d'imposta, a meno che questa dizione venga accompagnata dalla certificazione dell'impresa abilitata a poter fare la sanificazione. Quindi scrivere sulla fattura spese di sanificazione non garantisce di per sé al cliente l'ottenimento del credito d'imposta. Va accompagnata da un qualcosa, il decreto ancora non è uscito, addirittura d'arrivo, per cui poi vedremo quali saranno le modalità operative, da un qualcosa che dimostri che quella sanificazione è stata fatta da chi ne aveva il diritto perché abilitato. In più, e qui la finisco veramente, abbiamo anche parlato con l'associazione delle imprese di sanificazione, col direttore delle imprese di sanificazione, scambiando alcune idee. Loro ci hanno detto in maniera molto chiara che hanno già una bella batteria di legali pronta a impallinare chiunque vada a fare sanificazione senza averne l'abilitazione. Questo, loro difendono il loro orticello così come noi difendiamo il nostro, e quindi è così. L'ultima cosa, perché vedo che c'è una domanda sulla chat che va in qualche modo va data risposta subito. Allora, la sanificazione non è definita dai prodotti che si usano. Voi potete utilizzare per fare igienizzazione degli impianti quasi gli stessi prodotti che un'impresa di sanificazione utilizza quando fa operazioni di sanificazione.
Quindi il prodotto di per sé non determina se quella è o meno una, un intervento di sanificazione. Lo determina chi lo svolge, chi materialmente lo fa, e questo non può essere altro che un'impresa abilitata. Almeno al momento questo è quel che dice la legge. Poi la legge non piace, ma cambiate, siamo tutti d'accordo, però al momento la legge dice questo e noi, proprio perché la legge dice questo, sconsigliamo vivamente alle nostre imprese dal gettarsi in mercati che non sono loro. L'ultima cosa, veramente concludo perché tanto me la chiedete, sta vicenda dell'ozono, perché in molti hanno iniziato a comprare queste maledette macchinette che spargono ozono. Allora, tanto non è provato da nessuna parte che con l'ozono si abbatte il batterio Covid-19, cioè non c'è alcuna evidenza scientifica che con l'ozono si combatte il coronavirus. Ci sono invece evidenze scientifiche purtroppo anche abbastanza evidenti: quando tu quella macchinetta dell'ozono la accendi di notte, perché così durante la notte sanifichi tutto, rischi di sterminare una famiglia, perché quella macchinetta aspira l'ossigeno e ti lascia asfissiato. Per cui attenzione a quello che facciamo, attenzione agli strumenti che utilizziamo, non facciamo cose che non ci competono, quindi ognuno faccia il suo mestiere, noi siamo in grado di fare il nostro mestiere molto bene, facciamo in maniera corretta la igienizzazione degli impianti quando va fatta, che è la stessa cosa che facciamo normalmente, ma per carità non chiamiamola igienizzazione, perché altrimenti rischiamo di metterci da soli in un mare di guai. Veramente l'ultima, perché così già che ci sono rispondo a qualche domanda in chat: chi ha il codice Ateco per sanificazione ha poi la qualifica per mettere le mani negli impianti? Il codice Ateco di per sé non dice nulla. Hai deve essere qualificato per mettere le mani sull'impianto è l'abilitazione che devi avere con determinati requisiti. Li si trova facilmente nel decreto 274 del 97, in cui c'è specificato tutto. Poi vedrete che sono requisiti che assomigliano molto, molto, molto a quelli dei responsabili tecnici delle imprese di impiantistica. Io ho finito, Luciano, e mi scuso ancora se per le 6-6 qualche cosa vi devo lasciare. Grazie Guido, poi glielo anticipiamo che la prossima settimana gli manderemo quella documentazione, poi sì, tra l'altro. Sì. Ok, cioè se tutto va bene la prossima settimana avremo quindi il codice di autoregolamentazione, proprio che ci siamo dati come CNA di fondazione impianti. Esatto. Posso, prego, un altro documento, ecco, proprio sul codice di autoregolamentazione, perché questo me l'ero scordato di dirvelo, è un problema non problema, nel senso che può apparire un problema, ma l'abbiamo già risolto, ve lo dico subito, quello sulla trasferta dei lavoratori. Perché? No. Perché nel primo DPCM, quello dell'11 marzo, si parla di si sconsigliano le trasferte del personale. Allora, d'intesa con Assistal, abbiamo dato questa interpretazione, che poi è quella corretta. Lo sconsigliamento di trasferte nell'ultimo DPCM sono proprio sospese, è relativo a quei viaggi di lavoro che non sono attinenti all'attività principale dell'azienda. Faccio questo esempio terra-terra. In un'impresa impiantistica è sospeso il fatto che io vado a una fiera, posto che ci fossero le fiere, è sospeso il fatto che io vado fuori regione da un cliente, lo posso chiamare, posso fare un'iniziativa via Skype oppure utilizzando questi canali. Quindi questo tipo di attività che non sono strettamente connesse al core business dell'azienda, l'attività principale dell'azienda, sono sospese. La trasferta dei lavoratori da provincia a provincia, da regione a regione, per installare o mantenere un impianto è naturalmente autorizzata. È naturalmente autorizzata. Il problema è relativo al fatto che nel protocollo del 24 aprile firmato dal governo e dalle parti sociali si parla di sospensione delle trasferte, e questa aveva messo in allarme qualcuno. Se qualcuno in allarme si tranquillizzi immediatamente, non è un problema, così come non lo era prima. Le trasferte dei lavoratori sono naturalmente, per installare impianti, sono naturalmente autorizzate ora, come così come lo erano autorizzate prima. Scusate, ma è una precisazione doverosa. Grazie Guido. Marco. Ciao Giulia. Marco Mirei, ci sei? Ci sono.
Sì. Marco? Sì. No, di lei, c'è un omonimo. Marco. Ciao Marco. Io ho un omonimo, ma sta in provincia di Siena, non credo. Ciao omonimo. Ciao a tutti, buonasera, ciao Guido. Mi ha fatto piacere sentire anche questa, perché poi iniziative come queste servono anche a noi per approfondire questioni che sono complicate e complicate anche un po' dalle cose che fanno le istituzioni. E noi cerchiamo di fare lo slalom, di panare la matassa di una cosa complicata. Faccio un brevissimo excursus, perché poi sto a sentire le cose più tecniche, e con una premessa che è un po' anche quella che faceva Guido, e che io dico in tutti questi webinar. Ieri l'abbiamo detta agli edili, e questa mattina l'abbiamo fatto un altro, e dico alle imprese: stiamo attenti a seguire tutte le voci che sentiamo. Sui siti girano tante notizie, qualche volta sbagliate, qualche volta un po' forzate. Io consiglio a tutti, visto che come CNA proviamo, prima di mettere in giro una notizia e un'interpretazione, a valutarla bene, a sentire l'associazione a cui siamo associati, perché prima di tutto cerchiamo di capire, spiegare e rendere la vita un po' meno complicata alle imprese, perché già è complicata di suo. Questa mattina dicevo agli edili: qui si rischia di morire di burocrazia, non di Covid, ma di burocrazia. E allora il tentativo è quello di trovare delle procedure e mettere in campo delle iniziative che ci fanno applicare le normative senza esagerare in burocrazia. Allora, volevo dire anche qui che, oltre alle confusioni normative che in questa fase ci sono state, che abbiamo sempre cercato di interpretare e di valutare, ogni tanto ci si mettono anche le regioni a forzare un po' la normativa, perché è vero, io ho sentito questa mattina il governo dire: ma le regioni non possono mica aprire più di quello che faccio io, però ogni tanto lo fanno, poi si sparge la voce. Per esempio, nella nostra regione, le cose che Guido diceva prima, che oggi sono possibili, quelle delle manutenzioni per le attività chiuse, da noi sono possibili già dal 14 di aprile. Da noi, in Liguria, ovviamente lì si è partiti dalle attività turistiche, perché c'era una emergenza delle attività turistiche, balneari, ristoranti, eccetera, che chiedevano di poter fare dei lavori, sia impiantistici che edili, e da lì poi ci si è un po' allargati a tutte le attività ferme. Inizialmente, tra l'altro, noi avevamo capito che erano aperti anche i cantieri, quelli con la CILA e quelli senza, di edilizia libera, e questo avrebbe comportato la riapertura anche di attività impiantistiche che stanno lì dentro. Poi abbiamo dovuto fare marcia indietro, e la regione, che ce l'aveva detto in un comunicato stampa, ha dovuto fare marcia indietro. Cioè, qui la confusione ogni tanto c'è, cerchiamo di ripanarla. Io consiglio a tutti di rivolgetevi in CNA, chiediamo alla CNA come sono messe le cose. Le attività impiantistiche, come anche si diceva, di fatto non si sono mai fermate, quasi tutte. E noi all'inizio, devo dire che qui la CNA Installazione Nazionale ha preso una posizione molto condivisibile e molto saggia, che quella, nel momento in cui eravamo al dramma conclamato, e io dico a tutti che forse fermo Macerata un po' di più. Macerata c'ha, per esempio, a livello di decessi, c'ha una percentuale di decessi e popolazioni molto molto alta. Fermo un po' di meno, Ascoli ancora di meno, però la verità è che noi siamo una delle regioni che nel rapporto tra abitanti e contagiati è la terza o la quarta d'Italia. Adesso ci sta sorpassando il Piemonte, però, come dire, siamo una regione molto colpita. Quindi dobbiamo tenere conto di questa cosa. Quindi la posizione presa
inizialmente, diciamo, se non ricordo male, intorno alla metà di marzo, che è quella di dire: noi potremmo andare avanti, però proviamo un attimo a ragionare e a fermare le nostre attività perché siamo in una situazione di questo tipo. Tra l'altro la committenza, cioè quelli che ci chiamavano a fare i lavori, erano anche loro in grande difficoltà. Qui c'è tanta gente che sta a casa in quarantena, c'è tanta gente che sta a casa contagiato, asintomatico, quindi anche entrare in una casa era molto pericoloso, molto rischioso, eccetera, eccetera. Noi ci siamo mossi in questo solco e quindi devo dire che la nostra posizione è stata anche, da quello che ho avuto io come telefonate, anche compresa dalla categoria. Poi c'erano alcune attività dentro i cantieri edili, su quelli, voglio dire, chi ha potuto continuare a lavorare perché era direttamente in rapporto col committente l'ho fatto, noi abbiamo sconsigliato perché le prefetture da noi dicevano che non si poteva lavorare. Oggi, diciamo, dal 4 di maggio, cioè a lunedì prossimo, quindi domani, diciamo, per capirsi, perché abbiamo 3 giorni di festa, tutte le attività possono riprendere. Quindi anche queste attività qua. Come si riprende? Questo è il vero problema. Molte cose sono state dette da Guido Pesaro, molte ne verranno dette dal collega o i colleghi, non lo so, che interverranno sulle questioni della sicurezza, la sicurezza sul lavoro, che oggi, oltre a quello che si diceva prima, disinfezione, sanificazione, che io ringrazio Guido perché ha cercato di far chiarezza, siamo, per quello che capisco io, un po' all'inizio di una serie, perché per esempio prima mi segnalava il collega di Ascoli che segue gli impiantisti, che stanno partendo delle gare d'appalto perché ovviamente si avvicina l'estate e grandi strutture come gli ospedali, come uffici pubblici, ma anche uffici privati, banche, eccetera, hanno intenzione di passare a sanificare il proprio impianto di condizionamento. Cosa succede? Succede che ci sono dei bandi che rischiano di tagliarci completamente fuori, perché a quel punto sarebbero aperti solo a quelle imprese che hanno questo tipo di autorizzazione. Quindi, come dire, c'è anche un lavoro da fare in questa direzione. Adesso vedremo, ci proveremo a muoverci per non far tagliare fuori, quantomeno laddove è possibile, la categoria. Quindi su questa questione di igienizzazione e sanificazione. L'altra cosa, anch'io sottolineo le parole di Guido, cioè stiamo attenti, in questa fase tanti si sono comprati la macchina dell'ozono senza sapere esattamente, però ecco, come dire, stiamo attenti in fasi di questo tipo ci sono tanti che cercano di fare il business. Per esempio, su tutta la questione della sanificazione degli strumenti di lavoro, qui ci sono le circolari dell'Istituto Superiore di Sanità, le circolari del Ministero della Salute, e fatte benissimo, e se non ce l'abbiamo, io cerco di farle circolare il più possibile, le circolari della Regione Marche, del Servizio Salute della Regione Marche, che spiegano esattamente di che cosa si tratta. Devo dire che passa una nostra impostazione un po' più semplificata, per cui se si usano quei determinati prodotti, si decide una procedura di sanificazione, della periodicità della sanificazione, tutti i giorni si fanno alcune azioni di igienizzazione attraverso dei detergenti e disinfettanti sugli strumenti che si usano, non serve ozono, non serve nulla. Non andiamo a cercare cose che non ci servono, perché sono le istituzioni stesse che non ce lo chiedono. Quindi stiamo attento a quelli che gli imbonitori che cercano di venderci qualsiasi cosa.
L'ultima cosa che voglio dire riguarda i manutentori, perché quando questa storia è iniziata, noi ci siamo trovati, tanto eravamo nella fase, i manutentori che sono collegati la sanno bene questa storia, Luciana che ci si è impegnata tanto quanto me la conosce, stava entrando in vigore il nostro catasto degli impianti termici dopo un travaglio infinito durato 2 anni, eravamo finalmente arrivati anche con ribellioni di autorità competenti, per esempio le autorità competenti della provincia di Pesaro per entrare avevano posto tutta una serie di condizioni e l'avevamo risolto. A febbraio eravamo nelle condizioni di far partire la sperimentazione del Curmit che è partita. Che cosa succede? Succede che arriva l'epidemia, succede che i nostri manutentori denunciano un problema. Guarda che io non riesco a entrare nelle case, non riesco a operare in condizioni di sicurezza. E noi dicevamo, guarda, se c'è una emergenza e quello è un cliente tuo, tu sei obbligato ad andare, devi andare. A me è capitato che qualcuno mi abbia chiesto, guarda, non mi ci viene neanche più, mi trovi qualcuno. E noi abbiamo sempre detto, guarda, fate uno sforzo in condizioni di sicurezza perché bisogna dare una risposta nel caso che a febbraio la caldaia non funziona più, si rompe, forse. Però c'erano tanti che ci dicevano, guarda, la manutenzione ordinaria e la manutenzione sull'efficienza energetica che va fatta con l'applicazione del bollino nelle Marche ogni 4 anni, siccome scade, il grosso stava scadendo quest'inverno, non riusciamo a farla perché non entriamo nelle case. La nostra pressione sulla regione, perché noi a quel punto ci siamo preoccupati di cosa? Da una parte scattava nei confronti, che la legge parla di 30 giorni, scattava nei confronti del cittadino l'ispezione onerosa, cioè 80 euro di costo. Per il manutentore scattava la sanzione. E siccome a febbraio, a gennaio-febbraio, quando il Curmit è cominciato a partire, noi per anni abbiamo detto alla regione, guarda regione, le sanzioni proviamo a non farle, proviamo ad avere un atteggiamento costruttivo con le imprese. Però eravamo nella fase in cui partivamo e la regione ha detto, beh, adesso già che cominciamo, come dire, a fare ispezioni e sanzioni. Allora noi ci siamo molto preoccupati di questo e abbiamo pressato sulla regione, è stato un mese di pressing, perché il problema era che il Consiglio regionale non si riuniva più, poi ha cominciato a riunirsi online adesso, però non si riuniva più e non si poteva apportare una modifica a una legge regionale, perché i 30 giorni sono scritti sulla legge. Poi hanno scelto come strumento quello dell'ordinanza e pochi giorni fa c'è stata l'ordinanza 25 del Presidente della Regione che sostanzialmente aggiunge 90 giorni ai 30 che c'erano per le scadenze che vanno dal 23 febbraio al 15 di giugno e peraltro se l'emergenza dovesse durare siamo in grado anche di allungare quei termini. E sospendono sostanzialmente le visite ispettive. Io la ritengo una cosa buona, l'abbiamo chiesta noi, poi è evidente, bisogna spiegarla, non è che le manutenzioni e il controllo di efficienza energetica sono sospese, ma manco per niente. Laddove si riesca a avere un rapporto con il committente, quindi con il responsabile impianto, diciamo che senza nessun problema, è evidente. La cosa che dico a tutti, ne parlavo oggi con i colleghi, visto che ci siamo visti prima, poco fa, è che le imprese stanno, in virtù di quel protocollo che veniva citato prima, protocollo generale sulla sicurezza nelle imprese, stanno provvedendo, molti l'hanno già fatto, molti stanno provvedendo a integrare il proprio DVR con una sorta di protocollo aziendale di sicurezza. Per esempio, questo protocollo aziendale di sicurezza per chi fa manutenzione degli impianti, visto che non ha rapporti tanto con i propri dipendenti o tra colleghi, quanto con un cittadino che sta a casa sua,
che può essere tranquillamente infettato senza saperlo, può essere in quarantena perché lo sa, può essere un ex malato. Nelle Marche ne abbiamo migliaia. Ecco, quindi quando integriamo quel documento, poi vi verrà spiegato magari in maniera più tecnica, è evidente che alcune cose debbono essere fatte. Da questo punto di vista, noi diciamo a tutti, non la facciamo più grande di quello che è, però non scherziamo, perché un eventuale, come vi verrà spiegato meglio, un eventuale contagio, poi l'impresa deve andare a spiegare che quel proprio dipendente contagiato non è stato contagiato sul lavoro, ma è stato contagiato in altre situazioni. Lo deve spiegare l'azienda come? Dicendo: ho messo in campo tutte le procedure che prevedeva il mio piano, che prevedeva l'accordo, che prevedeva chiunque. Perché se no il rischio è molto grande, perché oltre i 45 giorni di infortunio sul lavoro si va sul penale, sono tanti soldi, sono rogne, eccetera. Quindi prendiamola seriamente. E quindi è un'opportunità in più quella di poter posticipare una manutenzione in una casa dove c'è una situazione di pericolo o dove anche la persona che magari è anziana, e nelle Marche ce ne sono tanti di anziani, che magari non vogliono che gli entra qualcuno dentro casa perché è terrorizzata da, e finora l'ha scampata ed è terrorizzata da potersi contagiare. Quindi questa è un'occasione solo in più, non è niente di questo, ma credo che sia da questo punto di vista anche una vittoria della nostra organizzazione. Sul futuro vedremo, insomma, perché qui si vive giorno per giorno, noi un mese e mezzo che viviamo giorno per giorno. Una delle cose da fare, sempre sui manutentori, è che abbiamo detto che bisognerà, visto che prima o poi, io mi auguro presto, torneremo a una vita normale o quasi normale, il Kurmit aspetta una serie di scelte e di decisioni che noi a febbraio avevamo rimandato e che quando magari a giugno, maggio, giugno, ci rimetteremo le mani, ci ritroveremo a dover applicare il POD, il PDR, il blocco, l'ispezione, tutta una serie di cose su cui stavamo lavorando e su cui dovremo necessariamente rimettere le mani. Per il resto, io dico, faccio un ragionamento generale, poi immagino che le imprese oggi vogliano delle risposte pratiche. E su quello, insomma, ovviamente mi fermo. Il ragionamento generale è, il nostro settore andava abbastanza bene, benino. Non possiamo dire che è un settore che andasse male. E quindi quando si riprenderà il lavoro, probabilmente si riprenderanno quei lavori che c'erano. C'è un problema grosso, perché intanto è vero che l'edilizia il 4 riprende, quindi il settore casa riprende, ma bisogna capire in quali condizioni e soprattutto cosa ne pensa la committenza. Chi doveva fare un lavoro dentro casa se lo farà ancora. Chi aveva idea di cambiarsi la caldaia, di mettere dei pannelli fotovoltaici, tutto. In questa fase, in questi due mesi, lo vivo sulla mia pelle, sulla pelle degli altri colleghi e amici, abbiamo rimandato tutto e quindi qui bisogna che ci sia un'azione forte pubblica, perché magari sugli sgravi, ma questo avremo modo, no, di parlarne, ma qui bisogna che ci sia un'azione forte, cioè gli sgravi devono essere veri. Lo sconto in fattura non può essere quello che ci avevano prospettato, sui quali ci siamo battuti e Guido è stato in prima linea da questo punto di vista, portando a casa un risultato epocale. Però non può essere quello, deve essere uno sconto in fattura vero, che non premia i grandi gruppi ma premia il piccolo. Cioè, quindi bisogna che riprendiamo, perché se no il rischio è che adesso la sfanghiamo. I 600 euro, gli 800 euro, la cassa integrazione, un po' l'abbiamo... Forse un po' la sfanghiamo, ma a settembre, quando riprendiamo, agosto, settembre, ottobre, bisogna che c'è del lavoro, se no diventa tutto difficile. Quindi, con queste belle parole di speranza, chiudo il mio intervento.
Grazie Marco, grazie. Anche e soprattutto per anche il chiarimento sui risvolti dell'ordinanza regionale per gli impianti termici. Io direi adesso di lasciare spazio a Simone Malavolta, il collega del Dipartimento della Sicurezza CNA, che scende un po' più nel dettaglio su quelle che sono le indicazioni pratiche quando insomma si ricomincerà a lavorare a pieno regime, anche appunto facendo un accenno alla questione dei cantieri. Grazie Simone, vai. Sì, mi sentite Luciana? Sì, forte e chiaro, vai. Simone, scusa, intervengo subito un attimo per segnalare che ci sono già delle domande. A molte ha risposto Guido Pesaro in chat direttamente. Se c'hai modo di vederle, magari puoi fare in modo di rispondere in qualche modo direttamente a quelle che ci stanno. Oddio, allora... Sdoppiamento di attenzione, se riesci, parlando, leggendo e pensando alla risposta. Okay. Ci proviamo. Grazie. Innanzitutto riprendo un po' un passaggio che era stato fatto dai colleghi che mi hanno preceduto, nel senso che il settore degli impiantisti e il settore dei manutentori, quindi diciamo sia installatori che manutentori a livello impiantistico, è sicuramente uno dei settori più complessi da gestire in questo ambito, diciamo, di protocolli aziendali di regolamentazione delle misure. E per quale motivo? Perché queste aziende, sia esse diciamo di tipo elettrico piuttosto che del settore termoidraulico, possono trovarsi, anzi si trovano ad operare in realtà che sono diciamo diverse tra loro. Mi spiego. Partiamo ad esempio dal discorso cantiere, ok? Discorso cantiere. Allora, già i cantieri sono luoghi di lavoro che possono essere molto diversi l'uno dall'altro. Per quale motivo? Allora, noi abbiamo dei cantieri nei quali abbiamo una figura che da un punto di vista della gestione di questi protocolli ci facilita, perché ha l'obbligo di guidarci e di darci delle indicazioni. Questa figura chi è? È il coordinatore per la sicurezza. Quindi noi abbiamo dei cantieri edili dove il committente è obbligato, ai sensi del decreto 8108, a nominare un coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che poi in fase di esecuzione. Questo significa cosa? Questo significa che già tutti i cantieri oggi in essere dove è presente questa figura, il coordinatore avrà, anzi ha l'obbligo di andare a integrare il piano di sicurezza e coordinamento magari già redatto qualche tempo fa, quindi prima di questa situazione epidemiologica, in cui appunto nell'integrazione dovrà fornirci una serie di indicazioni che poi la ditta, quindi l'impresa, dovrà trasformare all'interno del piano operativo di sicurezza, ok? E quali possono essere, diciamo, alcune situazioni? Allora, la prima è sicuramente quella della modalità di accesso in cantiere, no? Perché nei protocolli si parla di modalità di accesso in cantiere o comunque sia in azienda. Nel caso specifico in cantiere è chiaro che in funzione del tipo di cantiere, in funzione del numero di imprese, in funzione del cronoprogramma dei lavori, quindi del punto in cui siamo arrivati nella realizzazione dell'opera, ci saranno delle criticità che devono essere appunto messe nero su bianco e il coordinatore dovrà dare delle indicazioni. Per cui nel protocollo che andremo a fare e quindi nel POS che andremo ad integrare con il protocollo, diciamo, siamo facilitati perché dovremo mettere in atto poi quelle che sono le misure che ci vengono date dal coordinatore. Così come per altri aspetti. Penso ad esempio a tutta quella che è, diciamo, l'informazione, altro punto che i protocolli prevedono, no?
l'informazione, quindi la, a partire dalla banale cartellonistica fino ad eventualmente comunicazioni di tipo scritto. Questo è chiaro che nel piano di sicurezza e coordinamento il coordinatore ci deve dire come lui vuol gestire anche la fase di comunicazione. Altre cose, la modalità di accesso, ad esempio dei fornitori esterni in cantiere, piuttosto che la pulizia e la sanificazione, che svolgono funzione da ufficio piuttosto che spogliatoio, piuttosto che servizio igienico, perché prima sentivo parlare di sanificazione piuttosto che di pulizia giornaliera, quindi è quello diventa all'interno del cantiere, essendo baracche di uso comune, un aspetto forse il più delicato da gestire all'interno del cantiere. Quindi chi fisicamente si occuperà di fare cosa, perché appunto all'interno del cantiere, essendoci una molteplicità di soggetti, il coordinatore dovrà in maniera puntuale definire chi dovrà fare cosa in queste situazioni particolari e specifiche. Quindi, ho girato la... Secondo me l'aspetto del cantiere dove c'è il coordinatore per la sicurezza, per noi tecnici che seguiamo le imprese, è forse quello più semplice da gestire, ok? Perché si collabora con un coordinatore che dà delle indicazioni a tutti, fermo restando poi quelle che invece la ditta dovrà applicare in maniera, diciamo, libera dal coordinatore, che sono l'informazione ai propri dipendenti, piuttosto che la consegna dei dispositivi di protezione individuali, quindi l'informazione sul loro corretto utilizzo, piuttosto che la pulizia, ad esempio, di quelle attrezzature di lavoro di proprietà dell'impresa che magari vengono utilizzate da più lavoratori della stessa impresa all'interno del cantiere. Quindi, diciamo, queste sono cose che però vengono gestite all'interno dell'impresa stessa, ok? Quindi questo forse è il primo aspetto, diciamo la prima situazione in cui una ditta si può trovare ad operare. E ripeto, secondo me da tecnico la vedo forse come quella più semplice da assolvere. Caso diverso è ad esempio un cantiere, quindi sempre un cantiere edile, dove non c'è la presenza del coordinatore per la sicurezza. Quindi non c'è la presenza di colui che appunto gestisce e coordina la sicurezza tra le imprese e quindi anche questi protocolli operativi. In questo caso è chiaro che svolge, secondo me, un ruolo fondamentale colui che è responsabile dei lavori, o in alternativa, se il responsabile dei lavori non è stato nominato ma resta diciamo il committente ai sensi dell'8108 il responsabile dei lavori, è chiaro che in questa situazione, siccome è previsto in ogni caso un coordinamento per questo aspetto del Covid, è chiaro che bisogna che un tecnico, io mi auguro che sia il direttore dei lavori a questo punto, faccia delle riunioni mirate per capire come le imprese interagiscono tra di loro e se sostituisce un po' quello che è il coordinatore per la sicurezza. Perché altrimenti, se io ho baracche dei cantiere o comunque sia luoghi comuni che devono essere gestiti, se nessuno mi dice come li devo gestire, è chiaro, io impresa lavoro in un certo modo, le gestisco in un certo modo, il lavoratore autonomo, ad esempio, ecco, l'installatore elettrico, le gestirà in un altro modo, l'imbianchino, anch'esso lavoratore autonomo, le gestirà in un altro modo, e quindi avremo dei soggetti completamente slegati, non fanno parte di uno spartito, che invece secondo me è determinante per questi aspetti dei protocolli che sono stati emanati nel corso di questi giorni dai vari DPCM lo stesso nei cantieri. Ok, quindi questi sono due aspetti importanti: cantiere con coordinatore, che secondo me è molto più semplice da gestire; cantiere senza coordinatore, perché diciamo le condizioni
sono tali per cui non è stato necessario nominare un cantiere, ovvero non ci stanno due imprese, ma magari un'impresa e una serie di lavoratori autonomi che svolgono lavori specifici e puntuali, per cui in quel caso non c'è l'obbligo del coordinatore della sicurezza, e a questo punto diventa fondamentale la figura del direttore dei lavori per creare un minimo di coordinamento tra appunto tutti i soggetti che operano in cantiere. Poi abbiamo un'altra situazione. In questo caso si potrebbe configurare un intervento più legato ai manutentori più che agli installatori veri e propri, di quello di andare ad operare all'interno di un'azienda, quindi di un'azienda titolare di partita IVA, potrebbe essere che abbia un'unità produttiva, per cui noi dobbiamo andare ad intervenire attraverso, non so, una manutenzione degli impianti piuttosto che un ampliamento o qualcosa del genere, il che non configura un cantiere, ok? Non configura un cantiere, ma in ogni caso c'è bisogno anche qui di un coordinamento. Il coordinamento in questo caso da chi è dato? Il coordinamento in questo caso viene dato dal DURI, il documento unico della valutazione dei rischi interferenti, dove la ditta ci dirà a noi che andiamo ad operare all'interno dei propri locali mentre loro stanno lavorando, ci dirà tra tutte le varie cose anche come dobbiamo andare all'interno della propria azienda per questo discorso del Covid, quindi come vorrà che noi entriamo in azienda, quali saranno appunto le procedure d'ingresso, le procedure di lavorazione, se la zona dovrà essere isolata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un terzo caso, appunto, che non si configura come un cantiere, ma si configura come un'azienda in lavorazione cui c'è necessità di un DURI. All'interno del DURI ci sarà poi una parte che va a gestire questo aspetto del protocollo legato al rischio Covid. Quarto caso, e forse questo è quello più complicato perché come qualcuno prima di me ha detto, la manutenzione o l'installazione di un qualcosa, quindi un intervento presso un cliente privato, quindi un cittadino, ok? È chiaro che qui la situazione è un pochettino, secondo me, più complessa. Per quale motivo? Perché il cittadino non ha chissà quali obblighi di comunicazione a chi entra nel proprio, diciamo, domicilio per effettuare manutenzione piuttosto che un'installazione. Quindi noi come tecnici abbiamo valutato questo, abbiamo valutato che innanzitutto sarebbe opportuno che al momento della telefonata, quindi se c'è l'ok da parte del cliente ad andare a svolgere attività presso la sede, diciamo, dell'abitazione, quindi l'abitazione del cliente, ci sia prima un'indagine telefonica, quindi capire le condizioni del cliente e dei suoi familiari. In più, per dare una tutela al datore di lavoro e al dipendente stesso che magari viene mandato all'interno di quell'abitazione, abbiamo fatto un modulo per la raccolta di informazioni, nel senso che il cliente, il cittadino, comunica che cosa a noi azienda, a modo di autocertificazione. Ci comunica che uno, non è sottoposto a misure di quarantena, due, che non presenta, diciamo, sintomi influenzali e non ha manifestato febbre nei giorni precedenti all'intervento che si dovrà fare, di non essere in contatto con soggetti che hanno presentato sintomi positivi equiparabili, diciamo, al virus Covid. E questo, diciamo, è vero che non è che è una cautela al 100%, però ci permette di dire che ci stanno delle condizioni tali in quella unità abitativa del cliente privato che il nostro dipendente, il nostro lavoratore o il datore di lavoro stesso può operare, diciamo, con una certa tranquillità. È chiaro che questo non elimina tutta una serie di comportamenti e di attenzioni che devono essere prese sia dal lavoratore o dal titolare dell'azienda e, aggiungo io, una serie di
comportamenti che devono essere richiesti al cliente che ci sta ospitando, nel senso che quando noi andiamo all'interno di una civile abitazione è chiaro che dovremmo chiedere al cliente quelli che sono un po' i comportamenti di uso comune, quindi dal distanziamento a, se è possibile, l'utilizzo da parte del cliente della mascherina, a la presenza di avere all'interno della stanza dove il nostro dipendente o il titolare va a lavorare meno, diciamo, solo una persona eventualmente, o meglio se non ci sta nessuno, quindi ci accompagnano ad esempio nel locale dove c'è la caldaia o nell'area dove c'è la caldaia e poi se ne vanno da un'altra parte, in maniera tale che noi lavoriamo in tranquillità. E che magari ci garantiscano, se dobbiamo fare un lavoro all'interno, una ventilazione quantomeno naturale della stanza. Questo da parte del cliente. È chiaro, da parte del lavoratore o del datore del lavoro che si appresta a svolgere questa operazione, dovrà mettere in atto tutte quelle che sono le misure, diciamo, di sicurezza. Ecco, il DP, quindi la mascherina, il guanto. Dico io, valutare anche eventualmente un indumento protettivo che la legge non obbliga, ma diciamo è a discrezione del datore del lavoro, nel senso che se qualcuno vuole aumentare il livello di sicurezza di se stesso o del lavoratore che va all'interno dell'unità abitativa, può addirittura spingersi oltre, magari con un DP che copre ad esempio, che ne so, il pantalone monouso piuttosto che un calzare monouso, diciamo un copriscarpa monouso. Questo affinché appunto il livello, diciamo, di sicurezza sia tale appunto da permettere la lavorazione in una condizione più sicura possibile per il dipendente piuttosto che per il datore del lavoro. Quindi è chiaro che tutte queste situazioni appunto devono essere, secondo me, valutate di volta in volta. Quindi dove noi abbiamo il POS lo possiamo riportare all'interno di un piano operativo di sicurezza, quindi il protocollo viene assorbito dal piano operativo di sicurezza in funzione di quelle che sono le indicazioni o del coordinatore o, dove non c'è del coordinatore, eventualmente del direttore dei lavori. Per quanto riguarda invece il discorso azienda, abbiamo un DURI che anche qui accoglie un po' quello che è il protocollo all'interno, mentre nel caso specifico del cliente quello deve essere contenuto nel protocollo aziendale di regolamentazione. Quindi questo aspetto qui, perché noi quando andiamo da un cliente privato non siamo tenuti a fare un POS, ecco, per un'operazione di manutenzione piuttosto che magari di che sia essa elettrica piuttosto che termoidraulica. Quindi è chiaro che lì dobbiamo andare a valutare questa specifica situazione all'interno di quello che è il protocollo adottato dell'azienda. E ecco, io credo di aver fatto un quadro generale. Allora, i dispositivi di sicurezza necessitano di procedure particolari per essere tolti. Allora, è chiaro che stavo leggendo, ecco, cercando di fare quell'operazione che mi chiedeva il collega prima. Ho visto la domanda. È chiaro che i dispositivi di protezione individuale vengono messi, ma soprattutto, dico io, tolti con delle attenzioni specifiche. Quindi è chiaro che se io utilizzo un guanto, è chiaro che il guanto deve essere tolto in maniera tale che la parte esterna non torni al contatto con la cute delle mani, perché altrimenti siamo punto a capo, e quindi è come se il guanto non è che ha fatto chissà quale funzione. Anzi, psicologicamente crediamo che abbiamo fatto un'operazione in completa sicurezza. Nel momento in cui andiamo a togliere i guanti, magari se c'è una situazione di contagio, quindi di presenza di virus in quell'ambiente dove noi abbiamo operato, abbiamo il rischio di andare a contagiarci, così come la mascherina, ok, così come ad esempio la tuta. Quindi tutte queste operazioni devono essere fatte andando a togliere il dispositivo in maniera tale che la parte esterna, cioè quella che è stata esposta, venga richiusa su se stessa, ok? Quindi una volta fatta questa operazione
poi è sempre opportuno, magari soprattutto ecco, per questi interventi nei privati, che noi ci dotiamo magari di un sacchetto ermetico in maniera tale che poi andiamo a riporre il DP utilizzato all'interno di quel sacchetto ermetico. Mentre se ci troviamo in una condizione di cantiere, e anche qui ritorna in gioco la figura del coordinatore, ci dovrà di lui se all'interno del cantiere prevede una postazione dove vengono smaltiti, una volta utilizzati, i dispositivi di protezione individuale. Ok? Non so se c'è qualche altra. Sì, ci sono altre domande. Te li leggo io, non ti preoccupare. E comunque, Guido Pesaro ci farà un regalo, cioè mi ha chiesto di trascrivere tutte le domande per poi scrivere le sue risposte e le pubblicheremo sui nostri siti appena ci tornano. Quindi in gran parte ha risposto lui in chat. Qualcosa che ci è sfuggito è quella di Massimo. Io che sto lavorando in un appartamento dentro un condominio, ammesso che il committente sia favorevole, e se i condomini non lo vogliono? Non ho capito, scusami, cioè se i condomini non vogliono che lui acceda? Esatto, pensi di averla interpretata così. Non possono assolutamente avere una pretesa di questo tipo, anche perché l'intervento, diciamo, viene fatto all'interno di un condominio, all'interno di un'unità immobiliare, quindi non è un lavoro di tipo condominiale. L'unico elemento è che per arrivare all'unità immobiliare si attraverserà una parte, appunto, il vano scala, immagino, condominiale, ma per diciamo l'ingresso nel condominio con, ripeto, una mascherina piuttosto che un guanto, diciamo, già mette al riparo il condominio da un qualcosa che potrebbe lasciare l'installatore qualora infetto, ma mi sembra veramente assurda come cosa. Ok, Alessia Doria, operai in cassa integrazione da metà marzo circa, prima di riprendere il lavoro, devono fare la visita medica? Allora, diciamo che noi abbiamo previsto un modello per il rientro dei dipendenti, nel senso che nel momento in cui rientrano, è un po' quel modello che vi dicevo prima quando io mi reco presso un cliente, no? Quindi quando un dipendente mi ritorna al lavoro, mi dichiara che cosa? Mi dichiara che non è stato sottoposto a quarantena, mi dichiara che non ha avuto sintomi influenzali o parainfluenzali, mi dichiara che in famiglia o comunque sia nelle persone non ci stanno casi positivi per Covid-19. Quindi diciamo non è prevista una visita medica per il rientro in azienda. Ok, poi Eugenio chiede la bozza del documento per i clienti privati, gliela forniremo. I dispositivi di sicurezza necessitano di procedure particolari per essere tolti, altrimenti sono quasi inutili, e mi sembra che hai risposto. In merito all'ultima circolare del 29.420 emessa dal Ministero della Salute relativa alle categorie di lavoratori considerata fragile, tra le altre cose sembra che i lavoratori con età superiore ai 55 anni non possono entrare in cantiere. La CNA come associazione potrà intervenire in deroga in qualche modo? Oddio, c'è Marco Bilei prenotato, Simone. Ne prego. Ha facoltà. E se accendi il microfono, Marco? Se no te lo accendo io? No, okay. Intervengo per difendere la categoria dei ultra 55 anni, visto che difendo anche quella degli ultra 60 anni. No, sta cosa non c'è proprio. Anche perché diciamo che over 65 è un 30% della forza lavoro italiana, non esiste nel protocollo questa cosa. Si era parlato che c'era una voce che voleva tenere gli ultra sessantenni a casa, eccetera, 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 ma questa cosa non c'è scritta da nessuna parte, non è passata, e quindi possono lavorare. Un 55enne per me è un ragazzino, quindi che dobbiamo... No, no. Tranquillo.
Spesso succede il rincorrersi, siamo usciti stamattina come ci andiamo a Macerata proprio con un articolo che parlava di questo, sulla difficoltà di essere sicuri che quella notizia che si legge sul web, si sente in giro, sia vera oppure sia in parte vera, sia un'interpretazione oppure proprio del tutto falsa. Un'altra domanda, devo rifare tutti i video citofoni di un grosso condominio, quindi devo lavorare sulle parti comuni e dentro gli appartamenti. Come mi devo comportare? Va Simone? Sì, allora, diciamo che allora, lavorare sui citofoni non ho capito bene, è una sostituzione, che cos'è? Ma sostanzialmente Pasqualino, dopo se c'è magari può intervenire lui direttamente, dice devo rifare tutti i video citofoni di un grosso condominio, quindi devo lavorare sulle parti comuni e dentro gli appartamenti. Ok, allora diciamo che in linea di massima lui dovrà fare cosa? Allora, lì non si configura come un cantiere, quindi torniamo al discorso. Dice che deve sostituire dei cavi. Sostituzione dei cavi, quindi significa che poi la pulsantiera, diciamo la mascherina resterà tale a questo punto, se è sostituzione dei cavi, da come ho capito. Allora, io farei questo. Allora, innanzitutto prima dei lavori farei, diciamo, una igienizzazione dell'area in cui vado a lavorare. Mi spiego, è chiaro che se c'ho il citofono mi porto uno spruzzino igienizzante con una carta, qualcosa, lo pulisco e poi mi metto ad intervenire sul citofono. Quindi smonto quella che è la parte frontale, perché lì è chiaro che le persone ci vanno a toccare con le mani, quindi potenzialmente potrebbe essere una zona, diciamo, a forte rischio. Quindi prima di iniziare la lavorazione è chiaro che sanifico. Sanifico quello che appunto devo smontare per poi fare il lavoro vero e proprio, cioè quello di sfilare i cavi e infilare, diciamo, nelle tubazioni i nuovi cavi. Per il resto, ecco, mascherina, perché in ogni caso è vero che sanifichi, ma ti avvicini per la sanificazione, diciamo, di quella pulsantiera, e quindi diciamo vai vicino con le vie respiratorie, per cui potrebbe anche essere un elemento, diciamo, di criticità, e guanti, mascherina, e ecco, in linea di massima questo. Chiedere, ecco, magari attraverso, che ne so, attraverso una segnaletica e anche attraverso l'aiuto dell'amministratore del condominio, in questo caso chiedere che ci sia fissa magari nei giorni precedenti una segnaletica che richiama quelle norme comportamentali, per poter poi evitare che il giorno in cui vai a fare l'intervento magari ci stanno tutta l'intera famiglia, 5 persone a braccia conserte dietro di te a vedere quello che stai facendo. Quindi ecco, lascia il più possibile l'area del lavoro libera da parte delle persone che abitano nei vari appartamenti. Quindi mantenere una distanza di sicurezza, chiedere a loro se è possibile di utilizzare anch'essi la mascherina, perché tanto oramai le mascherine ce le abbiamo tutti, quindi anche loro se la possono mettere qualora stanno all'interno dello stesso ambiente, e se possibile una ventilazione naturale dei locali che evita, diciamo, quella perdurare di aria consumata, e quindi abbassa eventualmente la possibilità di proliferare qualora ci fosse virus. Ecco, questo mi verrebbe da di più di questo. No. Ok, Medori Paolo, una ditta individuale ha l'obbligo di igienizzazione dei propri attrezzi e del proprio furgone? Io credo che non dipenda dalla tipologia della ditta. No, esatto. Lì, allora, l'igienizzazione è sempre prevista. Cos'è che cambia? Cambia che se più persone utilizzano ad esempio un'attrezzatura di lavoro, quell'operazione deve essere fatta ogni volta che quella persona finisce di utilizzare, perché potenzialmente potrebbe arrivare un collega e nell'arco della stessa giornata utilizzarla. Quindi è solo un discorso di frequenza. Se io ho un'impresa, quindi ho altri lavoratori che potenzialmente possono utilizzare quell'attrezzatura, è chiaro che io, come finisco di utilizzarla, devo mettere nelle condizioni che il mio collega
che la utilizzerà dopo di me, la trova in una condizione igienico-sanitaria soddisfacente, insomma. Mentre il discorso di essere da solo non elimina, non vedo più niente. Ci sei? Ah, un attimo, non vedevo più niente, scusatemi. Dicevo, il fatto di essere da solo non elimina questo obbligo previsto dai protocolli. Ok, chiedono la bozza per clienti e privati. Se magari ci dici il tuo indirizzo mail, possiamo metterlo possiamo pubblicarlo qui e poi te la possono chiedere. Allora, è ufficio tecnico. Sì. Però io credo che forse è meglio a questo punto chiamano direttamente qui e ci mettiamo d'accordo su come inviarla, perché poi va un pochettino personalizzata, quello che dicevo prima. Ok, un recapito telefonico. Un recapito telefonico, Simone? Allora, ti do il fisso di Porto Sant'Elpidio o ti do il cellulare mio? Un attimo solo. Fisso di Porto Sant'Elpidio, direi. Allora, un attimo solo, che a mente mica me lo ricordo, perdonatemi. Vabbè, li cerco io, non ti preoccupare, cerco io. Mente non me lo ricordo, scusate. Vai, tranquillo, non è un problema. Fisso di Porto Sant'Elpidio è 0734 99 27 46. Grazie. Niente. Io non mi chiamo mai, quindi non mi resta. Lo metteremo in sovraimpressione tra un po'. L'ambiente di lavoro inteso come cantiere è soggetto a igienizzazione? Allora, l'ambiente inteso come cantiere è... Allora, bisogna capire che cosa. Allora, perché lì la normativa parla di quelle che sono baracche dei cantiere, quindi, come dicevo prima, adibite ad ufficio piuttosto che a spogliatoio, piuttosto che a servizio igienico. Se per cantiere uno mi dice sto costruendo una palazzina, il vano scala che è di uso in comune, che ci serve per andare in su e in giù nell'immobile stesso, deve essere sanificato, non credo che sia questo, perché altrimenti a un certo punto dovremmo sanificare tutto l'immobile. Faccio un esempio: se arriviamo in un punto tale in cui l'immobile è dotato, che ne so, di finestre piuttosto che porte, lì che significa che io devo pulire ogni giorno finestre e porte? Perché credo che questo sia eccessivo. Credo che questo sia eccessivo. Io intendo la sanificazione dei locali e dei luoghi comuni, intesi quei locali e quei luoghi che sono funzionali all'attività di realizzazione nel cantiere, non il cantiere stesso inteso come costruzione, perché altrimenti entriamo in un vortice che diventa, secondo me, ingestibile. Assolutamente. Siccome Loris Ercoli ci allega il decreto del 29 aprile, io me lo sono scaricato e lo metto un attimo in visione per tutti. Eccolo qui. Ho cercato la parola 55 anni e mi appare a pagina 9, dove dice però: in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità delle fasce d'età più elevate della popolazione maggiore dei 55 anni, come riportato nel menzionato documento tecnico, nonché in presenza di comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Però non vi è cenno, perlomeno così superficialmente, una lettura velocissima, a quanto si diceva, cioè che il divieto assoluto di andare in cantiere. Comunque ce lo studiamo magari nel dettaglio, ma al momento non sembra. Ritorniamo alle nostre domande, perché ce ne sono di altre. Sull'argomento, se posso, magari, perché l'ultimo DPCM del 26, al punto 12 del protocollo, dice questo, che magari
è opportuno che sia coinvolto il medico competente per l'identificazione di soggetti con particolari situazioni di fragilità. Quindi, Secondo me... È un'altra cosa rispetto all'età. La fragilità, l'età le patologie viene... pregresse, queste cose qua. Sul protocollo non viene mai menzionata l'età. No. Poi è chiaro che il protocollo chiama in gioco il medico del lavoro. Quindi il medico del lavoro, secondo me, anche se c'è uno stock, come sicuramente ci sta in funzione delle visite che sono state fatte, le visite periodiche che vengono fatte ai lavoratori, se trova degli elementi di criticità a quel punto, quindi di fragilità, a quel punto può eventualmente dare un'indicazione in più. Però ecco, rispetto a quello che è l'età, nei protocolli io non ne trovo traccia. Ok, andiamo avanti. Quali sono le procedure di igienizzazione e o sanificazione di mantenimento della sicurezza di carattere sanitario da adottare per i locali adibiti ad ufficio di una ditta di impianti? Hai ascoltato, Simone, la domanda? Per me no, pensavo che visto che avevano parlato di sanificazione prima, qualcuno poteva essere forse più preciso di me. La getto là, poi chi raccoglie per primo è buono. Buona la prima. Mi sa che tocca a te, Simone. Tocca a me allora. Me la puoi ripetere, perdonami, per gli uffici? Procedure di igienizzazione e o sanificazione e mantenimento della sicurezza di carattere sanitario da adottare per i locali adibiti ad ufficio di una ditta di impianti. Lì c'è la pulizia o sanificazione, il decreto dice, giornaliera, no? Quindi è chiaro che una pulizia deve essere fatta di che cosa? Di tutte quelle che sono le potenziali superfici di contatto e di lavoro. Ad esempio, in un ufficio è chiaro che partiamo dal computer che abbiamo tutti, quindi tastiera piuttosto che il monitor che ci abbiamo davanti la faccia, il mouse, tutta quella che è la superficie del tavolo d'appoggio. Poi passiamo a che cosa? A quelle che sono... E questa sia una postazione, è un po' come quello che vi dicevo prima per l'attrezzatura di lavoro. Se questa è una postazione ad uso esclusivo, io questa operazione la potrei fare tranquillamente a fine giornata, perché in quella postazione di lavoro, quindi nella mia scrivania piuttosto che nel mio PC, è ad uso esclusivo e non andrà altri colleghi a mettere le mani. Se invece è una postazione di lavoro in cui possono, perché è una postazione multifunzione, oppure perché è una postazione che sta all'interno di una sala riunione, quindi ci girano più colleghi piuttosto che addirittura magari qualcuno che viene dall'esterno dell'azienda, è chiaro che lì la pulizia deve essere fatta nel momento in cui la persona o il gruppo di persone lasciano quella postazione, in maniera tale di lasciarla pulita per chi successivamente arriva. Stessa procedura, ad esempio, sono tutte quelle superfici potenziali di contatto che sono la fotocopiatrice in un ufficio, quindi il tastierino della fotocopiatrice, piuttosto che se ci stanno delle macchine per la distribuzione di snack, bevande, a servizio dei dipendenti, piuttosto che addirittura su aree reception, quindi aperte anche a pubblico, magari cliente o fornitore che ci viene in azienda. Quindi lì ogni volta che si fa un'operazione di acquisto di qualcosa, sanificare il tastierino, fino a il discorso del bagno, quindi la sanificazione del bagno. Ecco, diciamo che in linea di massima per questi grandi spazi noi diciamo una volta al giorno, a meno che non ho un ufficio che entrano parecchie persone, quindi è un ufficio grande, arrivano parecchi clienti, arrivano rappresentanti, arrivano fornitori, a quel punto diciamo che è un po' in capo al datore di lavoro capisse l'igienizzazione quotidiana delle grandi superfici è sufficiente a fine giornata, oppure se magari necessita di un passaggio un po' più frequente, un paio di volte al giorno, non lo so. È chiaro che appunto ogni cosa poi deve essere cucita sulla realtà che uno
che uno ha. Però ecco, in linea di massima potrebbe essere questa uno scenario da per benissimo. Allora, l'ufficio non particolarmente frequentato. Cerchiamo di andare avanti con le domande. La sanificazione del mezzo e delle attrezzature può essere eseguita con detergenti idonei? Sì, sì. Io, se posso, rinviare ad un'altra videoconferenza che abbiamo fatto qualche giorno fa con Massimiliano Felicioni. La registrazione è sul nostro sito internet di CNA Macerata e lì ci sono tutte le procedure per i protocolli di sicurezza degli uffici e in generale di tutti i luoghi di lavoro un po' più generale, comunque ci sta tutto. Poi c'è un documento in cui si possa trovare l'elenco di tutte le sanificazioni da effettuare per una ditta di impianti elettrici? Esiste, Simone, un documento dove c'è l'elenco di tutte le sanificazioni da effettuare? Cioè, da effettuare dove? Nel proprio ambiente? O da effettuare su impianti? Per una ditta di impianti elettrici. Non ho capito il... Allora, per una ditta di impianti elettrici c'è scritto. Sulla scusami, è andata via la voce, cioè, ogni tanto mi va via la voce. Infatti vedo. Dice per una ditta di impianti elettrici in generale. Ma per un elenco per sanificare il proprio luogo di lavoro? L'elenco di tutte, sì, l'elenco di tutte le sanificazioni penso sia relativo a tutta la ditta, a tutto quello che deve fare una ditta di impianti elettrici. Il proprio luogo di lavoro si specifica sotto. Allora, diciamo non c'è un elenco, nel protocollo indicativamente riportano alcune situazioni, come vi dicevo, la maniglia, la porta piuttosto che la scrivania o la tastiera, quindi sarebbe un attimino da vedere quello, però ripeto, andare a sanificare le postazioni che sono oggetto di contatto, quindi il PC, la scrivania, piuttosto che la fotocopiatrice, piuttosto che le porte intese come maniglie e magari l'area vicino alla maniglia, il bagno. Le massime è questo. Dove magari ha delle attrezzature che sono propedeutiche poi a dei lavori che vengono fatti in cantiere, è chiaro che anche lì, stesso discorso, la sanificazione giornaliera va bene, se quell'attrezzatura viene utilizzata da più persone perché devono preparare appunto dei manufatti finalizzati all'installazione nei cantieri, come finisce uno, sanifica, se ne va e arriva all'altro in maniera tale che trova l'attrezzatura pulita, o comunque sia un banco, se hanno dei banchi dove vanno a fare delle lavorazioni, che ne so, per sempre qui finalizzate magari a delle schede elettroniche o a qualcosa che viene preparato prima in azienda per poi essere installato in cantiere. Penso che voglia intendere questo. Spero sì, di aver dato penso anch'io che era abbastanza esauriente la risposta. Qui si apre un mondo. Covid-19 viene intesa come malattia professionale. Come possiamo tutelarci? Potrebbe essere stata contratta in altri luoghi dopo l'orario di lavoro anziché nei cantieri, però. Allora, la tutela, è, come diceva qualcuno prima di me, è dimostrare che è stato fatto tutto quello che era possibile fare, cioè tutta l'attuazione dei protocolli e forse, dicevo, in alcuni casi anche di più, e basta, non è che possiamo fare altro, insomma. Una distinzione di definizione tra sanificazione e igienizzazione.
Qui qualcuno che l'ha trattata meglio di me forse può dare una risposta. Io provo, magari forse non sono neanche preciso nella risposta, perché allora, secondo me sanificazione è un'operazione che viene fatta con determinati prodotti e unisce un po' che cosa? Unisce l'operazione di pulizia e disinfezione. Ok, con un prodotto specifico che ha determinate caratteristiche. E poi, secondo me, lo step successivo diventa la decontaminazione, che quella invece è un qualcosa di diverso, molto più approfondito, ma quella è fatta da come si intuisce un po' dalle varie, diciamo, dalla normativa. È fatta quando hai un caso Covid o un presunto caso Covid all'interno dell'azienda. Allora in quel caso si va su un discorso di decontaminazione, che è un'operazione più approfondita, accurata, fatta da una azienda autorizzata, per cui io credo che sia questo. Però ripeto, magari forse se qualcuno già dei colleghi che ha visto e ha trattato meglio di me, lo invito volentieri a essere più preciso su questa. Vengo brevemente, nel senso che già chi riceve la mia newsletter, abbiamo fatto 2 o 3 mail di approfondimento sulla questione della sanificazione. Tutto parte dalla definizione di sanificazione, come è da decreto 274 del 97, che prima recitava anche Guido, ossia quell'operazione, quella tipologia di attività che per sua stessa definizione può essere svolta solo da impresa specializzata con tutti i requisiti analoghi tra l'altro a quelli dell'impiantistica, cioè la necessità di un responsabile tecnico che abbia 2 anni ad esempio di chimica, e poi nello specifico non ci entro in quanto che non me ne sono mai occupata. Poi nasce l'ambiguità dalla terminologia. Allora, la sanificazione per definizione è quella degli ambienti. Ritorno alla questione che poneva pure la IME, della quale avevamo già accennato il discorso. La sanificazione dell'impianto di climatizzazione che non sia quello aeraulico praticamente non esiste, perché non è una tipologia di attività che in base appunto al 274 può fare l'impresa di pulizie, la farà invece l'installatore che è autorizzato a farlo dalla manutenzione ordinaria che fa capo al DM 3708. Poi dopo il termine sanificazione, ecco per quale motivo diceva nella manutenzione ordinaria Guido non utilizzate la parola sanificazione ma pulizia e igienizzazione, diceva, per evitare qualsiasi tipo di equivoco. Poi bisognerebbe capire invece, per ciò che concerne la sicurezza, e qua sicuramente più titolato di me Simone, sulla possibilità di fare un distinguo tra sanificazione, igienizzazione, ma per quello che riguarda il discorso proprio che fa capo alla sicurezza. Cioè, io vi dico quello che è per il discorso, ad esempio, della manutenzione ordinaria, della pulizia dei filtri, della, appunto detto impropriamente sanificazione, che altro non è che un'igienizzazione, che poi mi insegnate come categoria può essere fatta a più livelli di così puoi dire, intervento di gravità in base alla sporcizia che c'è, però trattasi di pulizia ed igienizzazione, come abbiamo anche veicolato questa informazione con le varie newsletter di approfondimento proprio sulla sanificazione. Questo è giusto per precisare. Benissimo, ci avviamo all'ultima domanda, poi stoppiamo la registrazione. All'interno del furgone si può viaggiare in 2 o 3 persone o bisogna mantenere le distanze e quindi prendere più veicoli? Allora, rispondo io, ok?
Vai Simone. Allora, diciamo che dove è possibile, è chiaro che la misura di utilizzare un veicolo per ogni persona sarebbe la situazione ideale. Questo purtroppo non è fattibile per la stragrande maggioranza delle aziende. Quindi questo significa che ogni mezzo può ospitare all'interno dell'abitacolo più di una persona. È chiaro che in questo contesto diventano obbligatoria l'utilizzo della mascherina. Ok, ok, benissimo. Al cliente bisogna lasciare le schede tecniche o tossicologiche dei prodotti usati? L'ultima veloce, sì o no? Usati per cosa? Al cliente bisogna lasciare le schede tecniche o tossicologiche dei prodotti usati? Credo che Mauro intenda per la questione ovviamente della manutenzione ordinaria, della pulizia e della disinfezione dei filtri. Riferito a quello, Mauro? Sì. Sì. Ma diciamo che potrebbe essere una buona prassi, in maniera tale che uno attesta il lavoro fatto anche con il prodotto che è stato utilizzato. Quindi diciamo che è una misura, non siamo obbligati, però secondo me potrebbe essere una buona prassi, anche perché poi col passare del tempo magari uno trova sempre lì nella cartella del cliente quello che è stato utilizzato per quel tipo di intervento, insomma, quindi la scheda tecnica del prodotto utilizzato. Sì, sì, direi di sì, non siamo obbligati, però secondo me è una buona prassi, è un qualcosa in più che attesta. Quindi ecco, se dovessimo incorrere in qualche problema, è un comportamento che secondo me è virtuoso, nel senso che ci potrebbe cautelare da altre sorprese.